fra poco loro presenteranno qui il film Punished, che è il nostro film di chiusura. E invece il volo per Seoul lo prenderanno il regista di Foxy Festival, E.A. Young. Con lui il regista e l'attore protagonista di un film thriller bellissimo che è The Unjust, Ryu Seung-wan e Ryu Seung-bom. Sicuramente il primato della simpatia è tutto loro. Riconquisteranno il cuore lasciato solo dei loro fan a Manila, Chris Martinez e Eugene Domingo. Nel paese del sollevante, cioè a Giappone, torneranno con tutta la solidarietà del Far East Maeda Koji, regista di Cannonball Wedlock. E con lui viaggeranno anche il regista Isaka Satoshi, che ha accompagnato qui a Udine il maestro del cinema popolare giapponese Sigawa Masaharu. Ancora due film al Far East, ma dopo la proiezione di Punished ci incontriamo tutti per l'ultima delle FAF Nights, che vedrà la performance musicale dell'artista, del DJ Andy Butler, Hercules and Love Affair da New York. Ok, ora è il momento di un film molto atteso. Chiediamoci quindi che cosa vogliono veramente le donne, e lo chiediamo al produttore Chris Liu e all'amico regista Chen Da-min. Your movie, the most weighted one. I'm very nervous. We got so many people here. It's more people than the premiere we had in Beijing. I'd just like to say thank you for coming to see my film. This is my third time in Udine, and I really enjoy being here. Beautiful Udine and beautiful people. Also, we have thank you for a lot of people actually being here, because you guys are the major sponsorship for the film, and your clothes is very beautiful in the film. I hope so. Anyway, by the way, I just spoke to Gong Li earlier. She couldn't make it here, but she'd like to send her best regard to everybody and thank everybody to come to see the film. And I call her again after the film. She's so excited, you know, the film is going to be shown here, and she wants to see the how people respond to it. Thank you for that. Hi, I'm Chris. It's my second time in Udine. I just hope everyone here enjoy the film tonight, and I hope Udine will win the important game to Lazio tomorrow. Thank you, guys. Okay. Good luck, really. Good luck, Chen Da-min. Salutiamo Chen Da-min, il produttore Chris Liu. E prima di vedere What Women Want, volevo dire che Udine è
per il terzo anno consecutivo anche il posto dove giovani produttori dall'Asia si incontrano con giovani produttori dell'Europa per pensare e progettare il cinema del futuro. Si è conclusa oggi infatti la terza edizione di Ties That Bind, la prima parte di questo workshop, la seconda si svolgerà in ottobre al Festival di Busan in Corea del Sud. È giusto quindi, è importante citare i partner di questa iniziativa che sono EAVE, il Fondo Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia e naturalmente il Busan International Film Festival. E, l'iniziativa gode del supporto della comunità europea e sempre per Ties the Bind volevamo noi del Far East veramente ringraziare l'instancabile Tina Trapp e ovviamente anche Nam Don Chul che ci ha dato una mano a concludere questo lavoro che ci fa pensare. Che ci fa ben sperare nelle prossime coproduzioni tra Italia e Asia. Quindi aspettiamo i vostri film. E ora, What Women Want, Chen Da Min. Grazie a tutti, buona visione.